Il progetto Case di Arischia, frazione dell'Aquila, verrà completamente sgomberato, decisione maturata all'interno dell'amministrazione comunale a seguito del cedimento strutturale di un balcone in una delle palazzine dell'insediamento di Cese. Praticare quello che a tutti gli effetti è paragonabile ad una deportazione di massa ha delle conseguenze che nel tempo potrebbero rivelarsi nefaste per la nostra comunità. È quanto afferma il consigliere di amministrazione dei beni separati di uso civico di Arischia, Fabrizio Taranta. Ci saranno delle conseguenze gravissime per le persone che sono coinvolte a 6 anni dal terremoto. Quest'ultime, infatti, si vedranno costrette a sconvolgere nuovamente le loro vite, proprio nel momento in cui un certo equilibrio in quelle vite si era riuscito a ristabilire, denuncia il consigliere. È il caso di ricordare che parliamo di bambini che, dopo il grave trauma subito, hanno ritrovato nell'interno della loro comunità, nonostante le tante difficoltà, un ambiente ideale per vivere la loro vita di bambini, con una scuola da frequentare, insieme a compagni di giochi e con i quali potersi ritrovare all'uscita e nei giorni di festa nella piazza, nel parco giochi e in tutti quei luoghi della frazione a loro dedicati. In un contesto in cui la ricostruzione, quella vera, è ancora una chimera, rileva ancora Taranta, allontanare forzatamente e definitivamente decine e decine di famiglie dalla frazione di Arischia equivarrà, come ogni probabilità, a decretare la fine della frazione stessa. Che fine faranno, si chiede il consigliere, la materna e la scuola elementare con un numero ridotto di bambini? Che fine farà il progetto per la ricostruzione della scuola elementare abbattuta e il progetto per il centro anziani? Sarà ancora possibile mantenere delle attività all'interno della frazione? Ci sarà ancora qualcuno disposto a vivere in un paese privo di ogni servizio? Qui da troppo tempo sentiamo parlare di progetti senza vederne mai uno realizzato.